Complimenti, siamo al crono, siamo poco sopra i 4 km, 42:30. Complimenti, successo di Ettore Scandecchia. Allora, ricordiamo succo di frutta gratuito dell'azienda Bio Solidale di produzione di frutta biologici, qui dopo l'arrivo sulla vostra testa. Paola Patta, pensavamo meglio. Piano piano rivedremo Paola Patta, che è andata per la favorita, secondo le cronache di specie, ti dico subito, la conoscevi, la Veneruccia. Veneruccia, 40, con le coperte 41. Dai che finita, dai che finita. Lei in questo momento anche la tua compagna ha fatto meglio, ma ritornerà Paola Patta, ragazzi. Paola Patta, porta bandiera femminile della politica solidarietà.
15 al nono chilometro è il corsetto dei Trattotti. Quindi, allora, e qui non è che ti voglio una commenta, se è meglio, perché sei il capello di chi? Irene Luccia ci dice che mi vive della corsa in colonna, mentre Ettore Scavecchia si è aggiudicata la prova maschile. Complimenti a tutti voi, grazie. È dura, perché mi vedo un po' tutti voi. Tommy Cure, se ne calma, è vero? 15 ottobre, Porto Brescia, l'altra grande classica. Ciao! Complimenti a tutti voi! Siamo a 48 e 31! Sotto 5 km! Ricordiamo che fra qualche secondo verranno esposte le classifiche di categoria! Le classifiche di categoria sul pallone verde e potete ritirare direttamente. Allora, come si è fatto? Allora, papà Pimpilla, hai fatto il sorteggio di vino al nono chilometro? No, nessuno ha dovuto. Non mi vedo tutti abbastanza intanto, Allora, le categorie sono già esposte nel pallone verde, potete ritirare direttamente il vostro premio all'interno del pallone verde. Dunque, le categorie oltre 300 premi sono già esposte sul pallone verde, potete ritirare. Ed ecco Serena, che è sempre Serena, 4 giorni, complimenti Serena. E ricordiamo tutti che domenica prossima ci ritroveremo per la mezza maratona dei Trattotti Romani ad Albano, ci sono sia fino a mercoledì, e poi l'8, i 30 km del Mare d'Ostia, e poi la maratona Sorpetta fino a Borghese sabato 14, il 15 a Pasanello, il 22 al Lago delle Terre Pontine,
con i 30 km o 15 km in preparazione magari alla Maratona di Firenze, che organizza la FIBA Contendo, la Corsa dei Santi il 1 novembre, il 5 novembre la seconda edizione a Fiuggi, e poi il 17 dicembre dopo la Nascente 3 abbiamo tutti alla mezza, dell'invernalissima Mattia e Assisi, una splendida mezza maratona ai piedi della città di Francesco. Grazie Radio Roscia per la splendida mattinata che ha presentato agli oltre 1500 appassionati. Le consigne di categoria sono già esposte in diretta DBS da al mondo, la nostra performance che ci portiamo su dbs-live.com, tutto il mondo conosce in diretta la nostra performance, e poi sui nostri cellulari DBS vi comunica e vi scrive i suoi complimenti con il vostro. Abbiamo superato tu a me il pino l'hai bevuto, nessuno ha bevuto, ma guardando poco lo cacciano subito, perché adesso vede, adesso si vede Caesaria e vino delle cantine da tutti. Grazie.
1300 c'è un segnale perché a 1329 record. Siete partiti 1484, dobbiamo superare 1329 e così la presa sarà completa. Le categorie poste e poste il premio, il primo del titolo. Siete semplicemente grandiosi. Del mare, il 14 la mezza la torta fetta milanese e ancora il la cantata Gianni ce la fa. Allora, attenzione, vi presentiamo il mitico Gianni. Applausi, vai Giovanni, vai su corona, vai Giovanni. Complimenti Gianni che viene dal mare. E poi ancora il 21, sabato 21 ottobre, i 3000 di Emilio, alle Terme di Cappalla nel pomeriggio, il giorno dopo il lago delle Terre Pontine con la pista smontello, 30 o 15 km, Corso dei Santi il 1 di novembre, la Best Woman il 3 dicembre, la invernalissima Abbazia Umbra e Assisi ed ecco Salvatore Giazzina Acusa, eccolo qua il presidentissimo. Cinzia, complimenti, come va questo presidente? Il vino l'avete bevuto al nono? Forza ragazzi, splendide signore e splendidi signori, tutti i bevitori del Conte Zannotti, il pinello del nono chilometro, passo Caponi, oh te il vino l'hai preso, l'hai bevuto, Bruschi, il vino è al nono chilometro, vuoi tornare dietro? Allora, l'atletica vita dall'annuncio che l'atleta Gian Cacchetti dopo 5 anni di sosta ha ripreso vita con l'atletica vita di Filippo Bruschi che si sta recando al nono chilometro pur non avendo gareggiato perché è una